nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Presiede l'Eucaristia che stiamo celebrando Padre Marco Pasinato, che è un consigliere generale della Compagnia di Maria. Grazie Padre Alfio, così mi hai già presentato per oggi pomeriggio. Sono molto felice di essere in mezzo a voi e di poter con voi celebrare questo mistero dell'Eucaristia che ci permette di avanzare come discepoli di Cristo. Stiamo in questa Eucaristia nel ricordo del martirio di Maria, non un martirio di sangue, ma un martirio per essere stata perfettamente unita alla passione di suo figlio. E in questo ricordo, con tutta la Chiesa, vogliamo celebrare Gesù Cristo, che è la speranza del mondo, in particolare la speranza per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Vogliamo chiedere questa grazia per noi di ben celebrare questa Eucaristia e di accogliere questo messaggio, questo mistero per la nostra vita e per coloro che la attendono attraverso di noi. Quando non siamo stati noi uniti a Gesù e a Maria in questo cammino pasquale, chiediamo umilmente perdono al Signore. Confesso. A Dio onnipotente, a voi fratelli, che ho operato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Innalzato sulla croce, hai voluto presente la sua madre addolorata. Fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
addolorata in pianto, la madre sta presso la croce da cui pende il figlio. Immersa in angoscia mortale, geme nell'intimo del cuore trafitto da spada. Quanto grande il dolore della benedetta fra le donne, madre dell'unigenito. Piange la madre pietosa contemplando le piaghe del suo divin figlio. Chi può trattenersi dal pianto davanti alla madre di Cristo in tanto tormento? Chi non può provare dolore davanti alla madre che porta la morte del figlio? Per i peccati del popolo suo, ella vede Gesù nei tormenti del duro supplizio. Per noi, ella vede morire il dolce suo figlio, solo nell'ultima ora. O madre, sorgente di amore, fa che io viva il tuo martirio, fa che io pianga le tue lacrime, fa che arda il mio cuore nell'amare il Cristo Dio per essergli gradito. Ti prego, Madre Santa, siano impresse nel mio cuore le piaghe del tuo figlio. Uniscimi al tuo dolore per il figlio tuo divino che per me ha voluto patire. Con te lascia che io pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. Restarti sempre vicino, piangendo sotto la croce, questo desidero. O Vergine Santa tra le Vergini, non respingere la mia preghiera e accogli il mio pianto di figlio. Fammi portare la morte di Cristo, partecipare ai suoi patimenti, adorare le sue piaghe sante. Ferisci il mio cuore con le sue ferite, stringimi alla sua croce, inebriami del suo sangue. Nel suo ritorno glorioso rimani, o madre, al mio fianco, salvami dall'eterno abbandono. O Cristo, nell'ora del mio passaggio, fa che per mano a tua madre io giunga alla meta gloriosa. Quando la morte dissolve il mio corpo, aprimi, Signore, le porte del cielo. Accoglimi nel regno della tua gloria. Senza morire meritò sotto la croce del Signore la palma del martirio. Maria di Marta. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre».
e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Proprio perché discepola, Maria ha potuto entrare nella passione del suo figlio. Proprio perché discepola perfetta, Maria ha potuto entrarvi in maniera perfetta. Quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, la lettera agli Ebrei, che riguarda Gesù Cristo, noi potremmo benissimo applicarlo anche a Maria. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Pur essendo figlia prediletta del Padre, Maria imparò l'obbedienza da ciò che patì e resa perfetta divenne causa di salvezza eterna grazie al suo figlio, per tutti coloro che le obbediscono. Maria è entrata in questa passione del suo figlio in maniera perfetta attraverso la porta della compassione. E ciò che stupisce in questa compassione, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, è che in questa scena Maria è in un profondo silenzio. Sentiamo le parole di Gesù, anche se poche, molto profonde, che vengono dal crocifisso, tra le ultime sue parole. Ma Maria resta in silenzio. In questa compassione, in questo silenzio di compassione, non troviamo quei generi di silenzi che invece sono sparsi qua e là nei Vangeli, o i silenzi degli spiriti immondi, o i silenzi dei discepoli, o i silenzi di qualche personaggio delle parabole. Possono essere silenzi di rivolta, silenzi di paura, silenzi di dimissione, silenzi di distacco, silenzi di poca fiducia, tutte quelle volte che delle persone davanti a Cristo ammutoriscono. No, non si tratta di questo silenzio, ma invece è un silenzio pieno di amore, un silenzio che mostra che Maria è stata completamente invasa dal dolore del figlio e in questo momento Maria offre il suo silenzio a Gesù e diventa per Gesù l'occasione di offrire questa presenza silenziosa al discepolo amato. Il Papa Francesco, a proposito di questa presenza silenziosa, parlava ai sacerdoti nel Giovedì Santo di questo anno e diceva e presentava loro Maria sotto il titolo di Nostra Signora della Vicinanza. E dicendo questo spiegava ai sacerdoti e penso anche a ciascuno di noi che Maria manifesta e manifestava e ci insegna a manifestare questa vicinanza in due modi. Il primo attraverso la presenza. Tante volte davanti al dolore lancinante, alla sofferenza fisica, morale, noi ci ritiriamo indietro o non sappiamo che cosa dire. O pensiamo che sia meglio non farci presenti, perché siamo mossi da questi silenzi, da questi imbarazzi di cui parlavamo prima. No, Maria invece è presente, è vicina perché si fa presente. L'abbiamo ascoltato anche già in questi giorni, a partire dal miracolo delle nozze di Cana.
E poi il Santo Padre diceva anche il secondo modo di essere vicini è quello di dire la parola giusta. Come sacerdoti, come discepoli di Cristo, discepoli missionari, abbiamo ascoltato, questa compassione si manifesta anche quando c'è da dire qualche cosa ai nostri fratelli e sorelle, nella verità e nella carità. E Maria non cessa, lo vedremo anche oggi in questa giornata, di ispirare queste parole per mettersi in cammino. Parole di compassione, presenza di compassione. E questa compassione di Maria, che si trasmette al discepolo amato, ha una sua origine. Cerchiamo di scoprirla come, in una maniera, se volete, anche tragica, di questo momento che Maria sta vivendo come madre addolorata. Gesù ha subito il colpo della lancia. La lancia ha trafitto il suo corpo, il suo costato. Non ha potuto toccare la sua anima. E da lì è uscito, come sappiamo, sangue ed acqua, la misericordia infinita di Dio. Il costato di Maria, se volete, non è stato toccato, ma il suo cuore è stato trafitto. E trafiggendo il suo cuore, mentre la lancia trafiggeva il costato di suo figlio, che cosa è uscito, secondo voi? Ecco, se noi guardiamo a questa sua compassione piena di amore di Maria, possiamo vedere che da quell'anima trafitta dal dolore esce la virtù della speranza. La speranza che si chiama Gesù Cristo. Una speranza che dobbiamo però capire. Nella lingua francese ci sono due modi per dire speranza. Uno è espoir, significa spero che le cose vadano bene, spero che riescano, speriamo, io spero che me la cavo. È una speranza umana, legittima. Tutti noi speriamo che le cose vadano meglio ed è umano e giusto che sia così. Però c'è un'altra parola, espérance, l'esperanza, che è completamente diversa. È il momento in cui tutto sta accadendo, il momento vissuto da Maria qui, il momento anche di vergogna, di imbarazzo che i suoi discepoli vivevano attorno a lei, il momento in cui le cose sembrano fallire, in quel momento Maria non dimentica ciò che Dio ha promesso. E questa è la speranza, perché in quel momento Maria diventa anche lei fonte di consolazione e di speranza per il discepolo amato che siamo ciascuno di noi, in particolare coloro che questa speranza la stanno per perdere o l'hanno perduta. Allora, carissimi fratelli e sorelle, in questa festa, in questa memoria, in cui noi ci accorgiamo che siamo chiamati a vivere, ad accogliere Maria come madre della speranza, anche noi vogliamo chiedere in questa Eucaristia lo stesso dono. Chiedere al Signore, per l'intercessione di Maria addolorata, che possiamo vivere la compassione, essere associati alla passione di Gesù attraverso una profonda compassione che ci permette di ascoltare, di far parte di tutte le passioni dei nostri fratelli e sorelle. Possiamo anche dire di più, di tutte le agonie, le lotte dei nostri fratelli e sorelle. Ecco, Signore, ci doni questa compassione, ma anche il Signore riveli in noi e faccia crescere questa virtù della speranza, perché anche noi assieme a Maria possiamo diventare testimoni, a volte martiri, ma fiduciosi nel Signore di questa speranza. Sia lodato Gesù Cristo.
Per l'intercessione di Maria, associata alla passione di Gesù, chiediamo di unirci nella fede all'offerta redentrice del suo Figlio. Preghiamo insieme, diciamo: O Maria, Madre di Misericordia, intercedi per noi. Per la Santa Chiesa, perché con gesti e parole sappia caricarsi del peso delle croci dell'umanità di oggi, annunziando l'immenso amore del Padre, preghiamo. Per quanti sono nella prova, perché purificati nel crogiolo del dolore, rimangano con Maria, salvi nella speranza, preghiamo. Per tutti i fedeli defunti che hanno vissuto la vera devozione e portano in cuore il sigillo d'amore della Madre del Figlio di Dio, perché siano accolti nella comunione dei santi, preghiamo. Per tutti noi, perché camminando con Maria sulla via della croce annunciamo la morte del Signore e proclamiamo la sua resurrezione, preghiamo. Padre buono, che ci hai amati fino a donarci il tuo Figlio, fa che in unione con Maria sappiamo adorare in silenzio il mistero della tua volontà e cooperare alla salvezza di ogni uomo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il canto all'offertorio numero 3. Presso la croce di Cristo tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In
alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della Redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. I doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, il nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Luigi Maria da Montfort, la Beata Maria Luisa di Gesù e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, il Collegio Episcopale tutto intero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Grati al Padre di aver associato Maria, la Chiesa e ciascuno di noi alla passione del suo Figlio, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu, Signore Gesù Cristo, tu che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Spirito di Cristo risorto, datevi un segno di pace. Amen.
che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono io per rifiutare la tua promessa, ma di soltanto la parola che Dio sarà salvato. Per accostarsi alla comunione, due sacerdoti verranno a metà fitta, due sacerdoti si metteranno qui davanti e un sacerdote può venire su quella parte laterale. Quindi vi invito chi viene al centro a tornare al proprio posto passando dall'esterno.
Preghiamo. O Signore, che nella memoria della Beata Vergine Addolorata ci hai fatto partecipi dei sacramenti della nostra redenzione, aiutaci a completare in noi, per la Santa Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo, tuo Figlio, che gli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Canto finale numero 15.